Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo niente. Dio è tutto. Padre, ti amiamo. Vieni e continua, divina volontà, a pregare in noi e poi offri questa preghiera a te come nostra, per soddisfarti per le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Dio mio, perdonami. Io ebbi l'ardire di offenderti e di rivoltarmi contro di te nel medesimo istante in cui tu mi amavi. Mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Ti prego, ti supplico, di concedermi il tuo rammarico affinché io mi dolga con quello stesso dolore con cui tu ti dolesti per i miei peccati, dolore che fu tanto grande ed intenso da farti sudare sangue. Mamma celeste, ottienimi dal tuo e mio Gesù il sospirato perdono. Io propongo e prometto, nel modo più energico ed assoluto, di non peccare mai più. Amen. O Gesù, giacché l'amore per le anime ti ha portato a spogliarti della tua gloria e dignità divina, scambiandole con l'orrida miseria dell'uomo, ed essendo l'agnello immacolato, l'innocentissimo, il santo dei santi, ti sei rivestito di tutti i peccati degli uomini ed hai voluto seppellire nella tua adorabile umanità gli oceani di amarezza, di dolore e di morte generati dalle umane volontà. Ti supplico di ammettermi in compagnia di Maria Santissima alla dolorosa contemplazione della tua santa Via Crucis, nella quale desti complimento alla tua amarissima passione. Voglio suggellare col tuo medesimo amore ogni tuo dolore, ogni stilla di sangue, ogni strazio dell'anima tua, ogni mistica morte, per dirti con Maria Santissima e a nome di tutte le creature: Gesù mio, dolcissimo Redentore, ti amo, ti benedico, ti ringrazio, ti adoro. Amen. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. Ecce homo. Guardatelo, non ha più figura di uomo. Osservate le sue piaghe, non è più riconoscibile. Se male ha fatto, ha già sofferto abbastanza, anzi troppo. Io sono già pentito di averlo fatto tanto soffrire. Lasciamolo perciò libero. Gesù, amore mio, lascia che ti sostenga, poiché non ti reggi in piedi sotto il peso di tante pene e vacilli. In questo momento solenne si decide la tua sorte. Alle parole di Pilato si fa silenzio profondo in cielo, in terra e nell'inferno. Poi, come se fosse una sola voce, sento il grido di tutti: crocifiggilo, crocifiggilo, a qualunque costo lo vogliamo morto. Vita mia, Gesù, vedo che tremi. Il grido di morte scende nel tuo cuore. In queste voci scorgi la voce del tuo caro Padre che dice: figlio mio, ti voglio morto e morto crocifisso. Ah, senti pure la tua cara mamma che, sebbene trafitta e desolata, fa eco al tuo caro Padre: figlio, ti voglio morto. Gli angeli, i santi, l'inferno, tutti con un'anime voce gridano: crocifiggilo,
crocifiggilo. Non c'è anima che ti voglia vivo. Con sommo mio rossore, dolore e raccapriccio, anch'io mi sento costretta da una forza suprema a gridare: crocifiggilo! Mio Gesù, perdonami, se anche io, misera anima peccatrice, ti voglio morto. Però ti prego di fare morire me insieme a te. Tu intanto, o mio straziato Gesù, mosso dal mio dolore, par che mi dica: figlio mio, stringiti al mio cuore e prendi parte alle mie pene e alle mie riparazioni. Il momento è solenne, si deve decidere o la mia morte o la morte di tutte le creature. In questo momento due correnti si riversano nel mio cuore. In una vi sono le anime che mi vogliono morto, perché vogliono trovare in me la vita, e accettando io per loro la morte, vengono sciolte dalla condanna eterna, e le porte del cielo si schiudono per riceverle. Nell'altra corrente vi sono quelle che mi vogliono morto per odio e per conferma della loro condanna, e perciò il mio cuore è lacerato. Sente la morte di ciascuna e persino le stesse pene dell'inferno. Il mio cuore non resiste a questi dolori acerbi. Sento la morte in ogni palpito, in ogni respiro, e vado ripetendo: perché tanto sangue sarà sparso in vano? Perché le mie pene saranno inutili per tanti? Figlio mio, sorreggimi, poiché più non resisto. Prendi parte alle mie pene. La tua vita sia una continua offerta per salvare le anime e per lenirmi pene così strazianti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Divina Volontà, vieni a regnare in noi. Addolorata in pianto, la madre sta presso la croce, da cui pende il figlio. Seconda stazione. Gesù prende e abbraccia la croce. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. O Gesù mio, i tuoi nemici ti spingono giù dalle scale e il popolo con furore ed ansia ti aspetta. Ti fanno trovare pronta la croce che con tanti sospiri tu cerchi. Tu con amore la guardi, con passo deciso ti avvicini per abbracciarla e poi la baci. Mentre scorre un brivido di gioia attraverso la tua santissima umanità, con sommo tuo contento torni a guardarla e ne misuri la lunghezza e la larghezza. In essa stabilisci la porzione per tutte le creature, le doti abbondantemente per vincolarle alla divinità con nodo di sposalizio
e renderle eredi del regno dei cieli. Poi, non potendo contenere l'amore con cui ami le creature, torni a baciare la croce e le dici: Croce adorata, finalmente ti abbraccio. Eri tu il sospiro del mio cuore, il martirio del mio amore. Ma tu, o croce, tardasti finora, mentre i miei passi sempre verso di te si dirigevano. Croce santa, eri tu meta dei miei desideri, lo scopo della mia esistenza quaggiù. In te concentro tutto l'essere mio. In te metto tutti i miei figli e tu sarai la loro vita e la loro luce, la difesa, la custodia, la forza. Tu li sovverrai in tutto e gloriosi me li condurrai nel cielo. O croce, cattedra di sapienza, tu sola insegnerai la vera santità. Tu sola formerai gli eroi, gli atleti, i martiri, i santi. Croce bella, tu sei il mio trono e dovendo io partire dalla terra, tu rimarrai invece mia. A te do in dote tutte le anime, custodiscimele, salvamele, a te le affido. Amor mio, non resiste il mio animo a lasciarti solo. Voglio dividere insieme a te il peso della croce e per sollevarti il peso delle colpe mi stringo ai tuoi piedi. Voglio darti, a nome di tutte le creature, amore per chi non ti ama, lodi per chi ti disprezza, benedizioni, ringraziamento ed obbedienza per tutti. Per ogni offesa che riceverai, io intendo offrirti tutta me stessa per ripararti, fare l'atto opposto alle offese che le creature ti fanno e consolarti con i miei baci e continui atti d'amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Divina Volontà, vieni a regnare in noi. Immersa in angoscia mortale, geme nell'intimo del cuore, trafitto da spada. Terza stazione. La prima caduta di Gesù sotto il peso della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. È tanto il tuo dolore che ti senti stritolare sotto la croce. Subito dopo i primi passi tu cadi sotto la croce. Mentre cadi, urti nelle pietre, le spine si conficcano di più nel tuo capo. Tutte le piaghe si inaspriscono ed emettono nuovo sangue. Poiché non hai forza per alzarti, i tuoi nemici irritati, con calci e con spinte, cercano di metterti in piedi. Caduto amor mio, lascia che ti aiuti a rimetterti in piedi, che ti baci, che ti rasciughi il sangue e insieme con te ripari per quelli che peccano
per ignoranza, per fragilità e per debolezza. Ti prego di dare un aiuto a queste anime. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Divina Volontà, vieni a regnare in noi. Quanto grande è il dolore della benedetta fra le donne, madre dell'unigenito. Quarta stazione. Gesù si incontra con la sua Santissima Madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua Santa Croce hai redento il mondo. Il tuo cuore batte più fortemente e nuove pene te lo trafiggono intensamente. Scuoti la testa per liberare i tuoi occhi dal sangue che li copre e ansioso guardi. Ah, oh mio Gesù, ho capito tutto. Cerchi la tua mamma che, come gemebonda colomba, va in cerca di te. Ella vuole dirti un'ultima parola e ricevere un tuo ultimo sguardo. Tu senti le sue pene, il suo cuore lacerato nel tuo, intenerito e ferito dal suo e dal tuo amore. La scorgi allorché, spingendosi attraverso la folla, a qualunque costo vuole vederti, abbracciarti e darti l'ultimo addio. Tu resti ancora più trafitto nel vedere la sua pallidezza mortale e tutte le tue pene riprodotte in lei per forza di amore. Se ella vive, è solo per miracolo della tua onnipotenza. Tu muovi i passi incontro ai suoi, ma a stento vi potete scambiare gli sguardi. Quale schianto di cuori da ambo le parti. I soldati se ne accorgono e con urti e spinte impediscono che mamma e figlio si diano l'ultimo addio. Mio penante Gesù, anche io mi unisco con la trafitta madre. Faccio mie tutte le tue pene e in ogni goccia del tuo sangue, in ogni piaga, voglio farti da mamma. Insieme con lei e con te riparo per tutti gli incontri pericolosi e per coloro che si espongono alle occasioni di peccato o che, costretti dalle necessità ad esporsi, restano allacciati dal peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Vieni, divina volontà, vieni a regnare in noi. Piange la madre pietosa, contemplando le piaghe del divino suo figlio. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. I tuoi nemici, per timore che tu muoia sotto la croce, costringono il Cireneo ad aiutarti a portare la croce. Questi ti aiuta malvolentieri e brontolando, non per amore, ma per forza. Nel tuo cuore allora fanno eco tutti i lamenti di chi soffre, le mancanze di rassegnazione, le ribellioni, le ire e i disprezzi nel soffrire. Ma molto di più resti trafitto nel vedere che le anime a te consacrate, che chiami come compagne ed aiuto nel tuo dolore, ti sfuggono. Se tu le stringi a te col dolore, esse si svicolano dalle tue braccia per andare in cerca di godimenti e così lasciano solo te a soffrire. Mio Gesù, mentre riparo con te, ti prego di stringermi fra le tue braccia tanto fortemente che non ci sia pena che tu soffra, a cui io non prenda parte, per trasformarmi in esse e per compensarti per l'abbandono di tutte le creature. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, divina volontà, vieni a regnare in noi. Chi può trattenersi dal pianto davanti alla Madre di Cristo in tanto tormento? Sesta stazione. La Veronica riasciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. Affranto mio Gesù, a stento cammini e tutto curvo. Vedo che ti soffermi e cerchi con lo sguardo. Cuore mio, perché? Chi cerchi? È la Veronica che, nulla temendo, coraggiosamente con un panno ti asciuga il volto tutto coperto di sangue e tu ve lo lasci impresso in segno di gradimento. Mio generoso Gesù, anch'io voglio asciugarti, e non con un panno, ma voglio offrire tutta me stessa per sollevarti. Voglio entrare nel tuo interno e darti, o Gesù, palpiti per palpiti, respiri per respiri, affetti per affetti, desideri per desideri. Intendo tuffarmi nella tua santissima intelligenza e facendo scorrere tutti questi palpiti, respiri, affetti e desideri nell'immensità della tua volontà, intendo moltiplicarli all'infinito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Divina Volontà, vieni a regnare in noi. Chi non può provare dolore davanti alla Madre che porta la morte del Figlio? Settima stazione, la seconda caduta di Gesù sotto il peso della croce. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. È tanta l'angustia d'entrambi che la tua mamma resta impietrita dal dolore e quasi sta per soccombere. Il fedele Giovanni e le pie donne la sorreggono, mentre tu di nuovo cadi sotto la croce. Allora la tua dolente mamma, ciò che non fa col corpo perché impedita, lo fa con l'anima. Entra in te, fa suo il volere dell'Eterno e associandosi in tutte le tue pene ti fa l'ufficio di mamma. Ti bacia, ti ripara, ti lenisce ed in tutte le tue piaghe versa il balsamo del suo doloroso amore. Tu intanto gemi, caduto sotto la croce. I soldati temono che tu muoia sotto il peso di tanti martiri e per lo spargimento di tanto sangue. Ciononostante, con frustate e calci, stentatamente giungono a metterti di nuovo in piedi. Così ripari le ripetute cadute nel peccato ed i peccati gravi commessi da ogni classe di persone. Preghi per i peccatori ostinati e piangi con lacrime di sangue per la loro conversione. Affranto amore mio, mentre ti seguo nelle tue riparazioni, vedo che non resisti al peso enorme della croce e tremi tutto. Le spine, a causa dei continui urti che ricevi, penetrano sempre di più dentro la tua santissima testa. La croce, per il suo grave peso, si addentra nella tua spalla, tanto da formarvi una piaga così profonda che scopre le ossa. Ad ogni passo mi sembra che tu stia per morire e quindi che tu stia impossibilitato ad andare avanti. Il tuo amore, che tutto può, ti dà forza. Allorché senti penetrare la croce nella tua spalla, ripari i peccati nascosti, che non essendo riparati accrescono l'acerbità dei tuoi spasimi. Mio Gesù, lascia che metta la mia spalla sotto la croce per aiutarti e che con te ripari tutti i peccati occulti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Vieni, divina volontà, vieni a regnare in noi. Per i peccati del popolo suo, ella vede Gesù nei tormenti, nel duro supplizio. Ottava stazione. Gesù ammonisce le pie donne. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. Altri pochi passi e ti fermi ancora. Il tuo amore, anche sotto il peso di tante pene, non si arresta. E vedendo le pie donne che piangono a causa delle tue pene, tu dimentichi te stesso e le consoli dicendo loro: «Figlie, non piangete sulle mie pene, ma sopra i peccati vostri e sopra i figli vostri». Che insegnamento sublime! Com'è dolce la tua parola! O Gesù, con te riparo le mancanze di carità. Ti chiedo la grazia di farmi dimenticare me stessa, perché non ricordi altro che te solo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, divina volontà, vieni a regnare in noi. Per noi, ella vede morire il dolce suo Figlio, solo, nell'ultima ora. Nona stazione. La terza caduta di Gesù sotto il peso della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. I tuoi nemici, sentendoti parlare, vanno in furia. Ti tirano con le funi, ti spingono con tanta rabbia che ti fanno cadere. E mentre cadi, urti contro le pietre. Il peso della croce ti schiaccia e tu ti senti morire. Lascia che io ti sostenga e faccia riparo con le mie mani al tuo santissimo volto. Vedo che tocchi la terra e boccheggi nel sangue, ma i tuoi nemici, volendo metterti in piedi, ti tirano con le funi, ti alzano per i capelli, ti danno calci. Ma tutto invano. Tu muori, mio Gesù. Che pena! Mi si spezza il cuore per il dolore. Quasi trascinandoti, ti conducono al Monte Calvario. Mentre ti trascinano, sento che ripari tutte le offese delle anime a te consacrate, che ti danno tanto peso, che per quanto tu ti sforzi per alzarti, ti riesce impossibile. E così, trascinato e calpestato, giungi al Calvario, lasciando dove passi rossa traccia del tuo sangue prezioso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Divina Volontà, vieni a regnare in noi. O Madre, sorgente di amore, fa che io viva il tuo martirio, fa che io pianga le tue lacrime. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. Qui nuovi dolori ti aspettano. Ti spogliano di nuovo e ti strappano vesti e corona di spine. Tu gemi nel sentirti strappare dalla testa le spine. Mentre ti strappano la veste, ti strappano pure le carni lacere attaccate ad essa. Le piaghe si squarciano e il sangue a rivi scorre fino a terra. Ed è tanto il tuo dolore che quasi cadi morto. Ma nessuno si muove a compassione di te, mio bene. Anzi, con bestiale furore, di nuovo ti mettono la corona di spine a forza di colpi. Ed è tanto lo strazio per le lacerazioni e per i capelli che ammassati nel sangue coagulato ti hanno strappato che solo gli angeli potrebbero dire ciò che tu soffri, mentre inorriditi distolgono i loro sguardi celesti e piangono. Spogliato mio Gesù, lascia che ti stringa il mio cuore per riscaldarti, poiché vedo che tremi e che un sudore gelido di morte invade tutta la tua santissima umanità. Quanto vorrei darti la mia vita ed il mio sangue per sostituire il sangue che hai perduto per darmi la vita. Denudato mio bene, mentre con te riparo, ti supplico di spogliarmi di tutto con le tue santissime mani e di non permettere che alcuno affetto cattivo entri nel mio cuore. Tu vigila il mio cuore, circondalo con le tue pene e riempilo del tuo amore. Fa che la mia vita non sia altro che la ripetizione della tua vita e conferma la mia spoliazione con la tua benedizione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Divina Volontà, vieni a regnare in noi. Fa che arda il mio cuore nell'amare il Cristo Dio per essergli gradito. Undicesima stazione. La crocifissione di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. Ecco, dolce mio bene, ti distendi sulla croce e guardi i carnefici che tengono nelle loro mani chiodi e martelli per inchiodarti.
con tanto amore, con tanta dolcezza, da far loro dolce invito a crocifiggerti presto. Quelli, sebbene stentano, ribrezzo, con ferocia inumana prendono la tua mano destra e vi mettono sopra il chiodo, che a colpi di martello fanno uscire dalla parte opposta della croce. E tale è tanto il dolore che soffri, o mio Gesù, che tremi. La luce dei tuoi begli occhi si eclissa, ed il tuo volto santissimo impallidisce e diventa livido. O mio Gesù, dolce vita mia, mentre finiscono di crocifiggere la tua mano destra, i tuoi nemici, con crudeltà inaudita, prendono la mano sinistra e la tirano tanto per farla giungere al foro segnato, che ti slogano le giunture delle braccia e delle spalle, e per la forza del dolore le tue gambe si contraggono e soffrono una tremenda convulsione. O mio Gesù crocifisso, ti vedo tutto insanguinato. Nuoti in un bagno di sangue e queste gocce di sangue ti parlano solo di anime. Vedo in ciascuna di queste gocce di sangue presenti le anime di tutti i secoli, così che tutti ci contenevi in te, o Gesù. Per questo, per la potenza di questo sangue, ti chiedo che nessuno sfugga a te. O mio Gesù, mentre i carnefici terminano di inchiodarti i piedi, io mi avvicino al tuo cuore. Vedo che non ne puoi più, ma il tuo amore grida più fortemente. Voglio più pene. O mio Gesù, abbraccio il tuo cuore, ti bacio, ti compatisco, ti adoro e ti ringrazio per me e per tutti. O Gesù, voglio appoggiare la mia testa sul tuo cuore per sentire ciò che soffri nella tua crocifissione. Gesù, le fiamme del tuo cuore mi brucino e mi consumino, il tuo sangue mi abbellisca, il tuo amore mi tenga sempre inchiodata all'amore, con il dolore e con la riparazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Divina Volontà, vieni a regnare in noi. Ti prego, Madre Santa, siano impresse nel mio cuore le piaghe del tuo Figlio. 12ª stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. O mio Gesù, hai esaurito tutto, non ti resta altro. L'amore è giunto al suo termine ed io mi sono consumata tutta nel tuo amore. Quale ringraziamento non dovrò io renderti? Quale non dovrà essere la mia gratitudine per te? O mio Gesù, intendo riparare per tutti, riparare le incorrispondenze al tuo amore e consolarti per gli affronti che ricevi dalle creature, mentre ti stai consumando d'amore sulla croce. Mio crocifisso, spirante Gesù,
Già stai per dare gli ultimi aneliti della tua vita mortale. La tua santissima umanità è già irrigidita. Il tuo cuore sembra che più non batta. Con la Maddalena mi abbraccio ai tuoi piedi e vorrei, se fosse possibile, dare la mia vita per animare la tua. Intanto, o Gesù, vedo che riapri i tuoi occhi moribondi e guardi intorno, come se volessi dare l'ultimo addio a tutti. Guardi la tua morente mamma, che non ha più moto né voce a causa delle tante pene che sta soffrendo, e dici: addio mamma, io parto, ma ti terrò nel mio cuore. Tu abbi cura dei miei e dei tuoi figli. Guardi la piangente Maddalena e il fido Giovanni e con lo sguardo dici loro addio. Guardi con amore i tuoi nemici e con lo sguardo dici loro: io vi perdono tutti e vi do il bacio di pace. Al tuo sguardo niente sfugge, da tutti ti licenzi e perdoni tutti. Poi, raccogliendo tutte le tue forze, con voce potente e tonante gridi: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E chinato il capo, spiri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Divina Volontà, vieni a regnare in noi. Uniscimi al tuo dolore per il Figlio tuo divino, che per me ha voluto patire. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce e posto tra le braccia di Maria Santissima. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. Vedo che il tuo amore non è ancora pago, e per darci un segno più certo del tuo amore, permetti che un soldato si avvicini a te e che con una lancia ti trapassi il cuore, facendoti versare le ultime gocce di sangue e di acqua, ivi ancora racchiuse. O Gesù mio, non puoi permettere che questa lancia ferisca anche il mio cuore. Oh sì, questa sia la lancia che ferisca i miei desideri, i miei pensieri, i palpiti del mio cuore, la mia volontà, e mi doni il tuo volere, i tuoi pensieri e tutta la tua vita di amore e di immolazione. Cuore del mio Gesù, ferito da questa lancia, prepara un lavacro, un rifugio per tutte le anime, per tutti i cuori, un riposo per tutti gli affranti. È da questa ferita che tu fai uscire la tua diletta sposa, la Chiesa, insieme ai sacramenti e alla vita delle anime. Io, insieme alla tua Santissima Madre, crudelmente ferita nel cuore, intendo riparare per tutte le offese,
gli abusi e le profanazioni che vengono fatti alla tua Santa Chiesa. Per i meriti di questa ferita e della tua Santissima Madre e dolcissima Madre nostra, ti prego di rinchiudere tutti nel tuo amabilissimo cuore e di proteggere, difendere ed illuminare i reggitori della tua Chiesa. Mio Gesù, appena ti depongono dalla croce, la prima a riceverti nel suo grembo è la tua Madre addolorata. Tra le sue braccia il tuo capo trafitto dolcemente riposa. Dolce mamma, non disdegnare la mia compagnia e fa che anche io, insieme a te, possa prestare gli ultimi uffici al mio amato Gesù. Madre mia dolcissima, è vero che tu mi superi in amore e in delicatezza nel toccare il mio Gesù, ma io cercherò di imitarti nel miglior modo possibile per compiacere in tutto il mio adorabile Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Divina Volontà, vieni a regnare in noi. Con te lascia che io pianga il Cristo crocifisso finché avrò vita. Quattordicesima stazione. La sepoltura di Gesù e la solitudine di Maria Santissima. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua Santa Croce hai redento il mondo. Dolce Madre, vedo che il tuo sguardo si ferma al cuore del tuo adorato Gesù. Cosa faremo in questo cuore? Tu me lo insegnerai, o mamma, e mi seppellirai in esso. Mi ci chiuderai con una lapide che suggellerai. Qui dentro, depositando il mio cuore e la mia vita, rimarrò nascosta per tutta l'eternità. Dammi il tuo amore, o mamma, per amare Gesù, e dammi il tuo dolore, per intercedere per tutti e per riparare qualunque offesa che sarà fatta al suo cuore divino. Ricordati, o mamma, che come seppellirai Gesù, con le tue stesse mani voglio essere seppellita anch'io, affinché, dopo essere stata seppellita con Gesù, possa risorgere con Lui e con tutto ciò che è suo. Ed ora una parola a te, o dolce mamma. Quanto ti compatisco. Con tutta l'effusione del mio povero cuore voglio riunire tutti i palpiti delle creature, tutti i loro desideri, la vita di ognuna di loro e prostrarli innanzi a te in atto di compassione e di amore. Ti compatisco per l'estremo dolore da te sofferto nel vedere Gesù morto, coronato di spine, straziato dalle battiture e dai chiodi, nel vedere quegli occhi che più non ti guardano, quelle orecchie che più non ti ascoltano, quella bocca che più non ti parla, quelle mani che più non ti accarezzano,
coi piedi che mai ti hanno lasciata e che anche da lontano sempre hanno seguito i tuoi passi. Voglio offrirti il cuore stesso di Gesù, riboccante d'amore, per compatirti come meriti e per dare un sollievo ai tuoi acerbissimi dolori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni divina volontà, vieni a regnare in noi. O Cristo, nell'ora del mio passaggio, fa che per mano a tua madre io giunga alla meta gloriosa. Quindicesima stazione. La risurrezione di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della Santa Croce hai redento il mondo. Figlio mio, nella mia risurrezione veniva costituito il diritto di risorgere in me a novella vita per tutte le creature. Era la conferma, il suggello di tutta la mia vita, delle mie opere, delle mie parole, e confermava che, se venni in terra, fu per darmi a tutti e a ciascuno, come vita che a loro appartenesse. La mia risurrezione era il trionfo di tutti e la nuova conquista che tutti facevano da colui che era morto per tutti, per dar loro vita e farli risorgere nella sua stessa risurrezione. Ma vuoi sapere in che consiste la vera risurrezione della creatura, ma non alla fine dei giorni, ma mentre vive ancora sulla terra? Chi vive nella mia volontà risorge alla luce e può dire: la mia notte è finita. Risorge nell'amore del suo creatore, in modo che non esiste per lei più il freddo, le nevi, ma sente il sorriso della primavera celeste. Risorge la santità, la quale mette a precipitosa fuga le debolezze, le miserie, le passioni. Risorge a tutto ciò che è cielo, e se guarda la terra, il cielo, il sole, li guarda per trovare le opere del suo creatore, per avere occasione di narrargli la sua gloria e la sua lunga storia d'amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, divina volontà, vieni a regnare in noi. Quando la morte dissolve il mio corpo, aprimi, Signore, le porte del cielo.
accoglimi nel tuo regno di gloria. Amen. Grazie, o Gesù, per avermi chiamato a seguirti nella tua via dolorosa. Sì, o Gesù, grazie mille e mille volte. Grazie e ti benedico per tutto ciò che hai fatto e patito per me e per tutti. Grazie e ti benedico per ogni goccia di sangue che hai versato, per ogni tuo respiro, palpito del tuo cuore, per ogni passo che hai fatto, per ogni parola che hai detto, per ogni sguardo, per ogni amarezza e offesa che hai sopportato per noi. In tutto, o mio Gesù, voglio darti un bacio per ringraziarti e benedirti. Deo, o Gesù, fa che tutto il mio essere ti mandi un flusso continuo di ringraziamenti e benedizioni, in modo da attirare su di me e su tutti il flusso delle tue grazie e benedizioni. Deo, o Gesù, stringimi al tuo cuore con le tue santissime mani e segna tutte le particelle del mio essere col tuo ti benedico, per fare che da me altro non possa uscire che un inno continuo verso di te. Amen. Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, la tua benedizione ci preceda, ci accompagni e ci segua, perché ogni cosa che facciamo porti l'impronta del tuo ti benedico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore tocchi i vostri cuori e vi doni la pace. Vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.